Oggi è il secondo giorno di regata di questa finale di Prada Cup, sono condizioni abbastanza diverse da ieri, ci sarà vento molto più sostenuto dai 14 ai 22-23 nodi. Regatteremo nel campo E perché dove abbiamo regatato ieri nel campo A ci sarà troppa onda, quindi regatteremo tra Waikiki e Rangitoto e quindi renderà il campo di regata un po' più difficile, saranno più salti di pressioni e di direzione, quindi sarà una regata più difficile sicuramente rispetto a ieri. Per questo motivo abbiamo lavorato tanto stamattina alla strategia di regata da fare in base a come entra il vento nella prima e nella seconda regata ci sarà una rotazione a sinistra o a destra, quindi sarà importante comunque partire bene e decidere su che lato voler andare subito dopo la partenza. La configurazione delle barche è stata scelta lunedì, diciamo che per questa finale, che è una finale molto lunga, potenzialmente è difficile fare una previsione accurata, soprattutto qui in Nuova Zelanda che cambia in continuazione, e quindi abbiamo fatto delle scelte molto mirate per cercare di essere competitivi un po' in tutto il range di vento, da vento leggero a vento forte. Abbiamo lavorato tanto in queste settimane di preparazione a provare i vari setup, le varie configurazioni. Ieri è stata una giornata molto interessante per noi perché appunto abbiamo regatato in condizioni di vento leggero e vento sostenuto dai 15 ai 20 nodi nella seconda prova, quindi questo ci ha dato conforto e la barca va bene, continuando ad essere molto competitiva in condizioni di vento leggero, ma è molto competitiva anche in vento forte. Sono scelte che devono essere fatte con largo anticipo. Per questa finale il certificato è stato presentato lunedì, quindi quasi una settimana di tempo in anticipo. Quindi quando di fatto dichiariamo il certificato, di fatto blocchiamo tutti i componenti principali della barca, che sono timone, appendici, derive, albero, ovviamente lo scafo. Quindi l'unica cosa che possiamo in realtà cambiare sono le vele. E ovviamente alcuni aggiornamenti di software relativi al controllo dei sistemi, però di fatto lì i componenti chiave rimangono quelli e quindi è fondamentale aver fatto un lavoro in precedenza fatto bene in modo tale da essere sicuri e confidenti dei componenti che abbiamo dichiarato. È fondamentale avere alla fine un setup e una configurazione che sia molto all-round e veloce allo stesso tempo.